siamo in un normalissimo villaggio, voi direte. Ma no, questo non è un semplice villaggio. Questo è un villaggio che sotto di lui nasconde un segreto veramente pazzurdo. E qua dice... chiaramente una casa normale di villager, ci dice. Vabbè, allora noi entriamo. Se entriamo non succede niente, no? Troviamo il letto, come ben vedete troviamo un po' di cose. Ma se noi andiamo da questa parte, ci dice... Secret Underground Base, cioè praticamente una base segreta sottoterra. Wow, fighissimo, andiamo. Ragazzi, c'ho questo villager qua, non so se avete capito, ma sto villager qua in casa sua ha una base segreta sotto la terra. Oh, porca puzzarda scurreggiona. Vabbè, scusate se ho detto questa cosa, non dovevo dirla. Però andiamo avanti. Qua ci sono i tappeti grigi, tutto quanto bellissimo, tipo questa casa. Poi tutto colorato, oddio, insomma, più o meno. Però ci sono luci. No, non è vero. Però c'è la vegetazione, ci sono i pescioloni. Che bella questa cosa. No, basta, la voglio avere io, la voglio avere io. Cioè, questa dovrebbe essere un underground, raga. Cioè, nel senso, una cosa sottoterra, no? Fighissimo, bellissimo. Vediamo quali segreti nascondono questo posto. Io spero che ci sia qualcosa di divertente, perché se no mi arrabbio. Cioè veramente. Allora, prima di tutto qua vediamo un po' di cosette, tipo cose, come ben potete vedere. Però scendendo sotto, dai, scendiamo sotto da questa parte, perché non so dove si scende sotto. Allora, c'è appunto questo coso di pesci e tutto quanto bello. Però qua vedo qualcosa di strano. Vedo qualcosa di molto strano. Praticamente questa dovrebbe essere l'armeria. L'armeria che ci può conferire tante armi, effettivamente. Ci può dare la spadona in netherite, molto bella, che non è una spadona, è un'ascia, ma vabbè, la stessa cosa. Non è vero, lo so che non è la stessa cosa. Però poi qua c'è anche il piccone in diamante. E qua mi prendo, mi rubo un po' di cose, ragazzi, perché c'è, nel senso, le cose qua sono belle, cioè nel senso, chi è che non le vuole prendere? Sono tutte quante bellissime. Mi mancano solamente i piedini e ho tutto, ecco, ce li ho già i piedini. Grazie, dammi i piedini. Ok, perfetto. Perfetto, pure i piedini. Però vedete questa parte qua, questa parte di lava qua? Che cosa sarà mai? Chi lo sa che cosa ci potrebbe mai essere qua? Cosa si potrebbe mai nascondere qui? Bene, sono molto curioso di scoprire tutto questo. Sono proprio curioso di capire che segreti ha questo underground, questo sottoposto, questo bosco sotto il posto. Ha tanti segreti, secondo me. Tipo, questa libreria secondo me non è una libreria normale. Secondo me questa libreria potrebbe nascondere a qualche altro segreto. Tipo, se scaviamo qua dietro sicuramente ci sarà qualcosa. No, non c'è niente, ok. Va bene, la smetto di fare il deficiente. Però andiamo avanti. Magari possiamo trovare effettivamente qualcosa di... wow! Tipo queste coltivazioni. Beh, queste coltivazioni possono essere veramente strane se ci pensate. C'è del grano un po' sospetto. Molto sospetto, devo dire. Molto suspicious. Molto. E tipo qua c'è una cascata che va verso l'alto. Ecco, questa cascata dove ci porta? Vediamo un attimo. Da nessuna parte, ok. Bello. Allora possiamo andare anche da un'altra parte. Tipo, questo posto cos'è? E non c'è niente qua dentro. Iniziamo a giocare. Ah, praticamente qui mi dice vabbè, Mineware by Cubecraft. E poi dopo dobbiamo fare un'altra cosa, che praticamente ci dice di followare le instruction. Ovvero, le istruzioni sarebbero tipo tutte quelle istruzioni bellissime e bellozze. Però dato che dovrebbe essere un minigioco horror, io direi che ci sta perfettamente il minigioco. Oddio, la cosa horror, guardate qua che cosa bella. Sapevo io che prima era buggata, lo sapevo, ne ero al 100% sicuro. Perfetto, bisogna prendere... no, però è sbagliata questa musica, caspita, ok. No, anche questa è sbagliata. Ok, questa è più giusta, ok, perfetto. Ora va meglio, yuhu! Adesso prendiamo queste caramelle. Ok, ho vinto, mi dice. Perfetto, sono contento di aver vinto, guarda. Cosa devo fare adesso? Praticamente devo tradare con un villager, cioè nel senso cambiare con un villager le cose. Va bene, allora... oh santa Maria, ma che caspita di villager è questo? Scusami un attimo. Allora devo prendergli 10 candy per l'Halloween coso. Allora, questo villager, santo cielo, ma... cioè mi sono girato, c'erano tutti, raga. Comunque con questa musica è molto peggio, cioè... terribile come cosa, è veramente orribile. Ho perso, mi dice, perché dovevo muovermi di più, ho capito, cioè, eppure a tempo, capito, cioè, nel senso, non è che puoi permetterti di perdere tempo. Praticamente devo andare su, sul lato giusto per non cadere, però qua è impossibile, cioè, vabbè, a caso, cosa, no, non è andata bene però, non è andata bene affatto, ho perso di nuovo, mi dice.
Vabbè, ok. Allora dobbiamo vincere, perché sennò qua poi dopo ci si annoia. Answer the question, che praticamente vuol dire rispondi alla domanda. Oh mio Dio, allora i pumpkins crescono sulle vines o sui... Ma che caspita ne so. Qua, credo qua, giusto. Ho vinto, sono stato bravo, praticamente non ho capito nemmeno io cosa ho fatto. Guardate, lasciamo perdere che è meglio. Praticamente qua mi dice devo prendere un salmone. Wow, ok, va bene, prendiamo il salmone, vieni qua salmone. Qua mi verrebbero da fare un sacco di battute, però evito di farle. L'ho preso. Oh, l'ho preso il salmone, non mi dire che non l'ho preso, perché sennò... Allora, io sono un esperto, cioè... Allora, dammi qual... Dai, per favore, fammi prendere il salmone. Ho perso... Allora, mi sto innervosendo, raga. Mi sto innervosendo. Non è una cosa bella, perché... Detesto perdere. Allora, you lost a butter. No, tu butter. Whatever. Non so cosa vuol dire questa cosa, quindi facciamo che uccido solamente sti qua. Non ho letto, cosa devo fare? Non ho capito. Devo usare la grave digger. Cosa devo fare, raga? Non ho capito. Cioè, ah, ho capito. Devo scavare, li devo mettere qua, giusto? No, ho perso. Mi sto innervosendo, perché non sono per niente chiari. Non sono per niente chiari, non sono... Mine down, find and pick. Pick up a bone, bro. Cioè, praticamente dovrei fare, dovrei prendere un... ok, ho capito, devo trovare un coso, un blocco di bone che dovrebbe essere... Dai, come caspita si chiama in italiano? L'osso, mannaggia il mio cervello. Allora, io devo... Allora, petizione per il mio cervello. Un neurologo deve controllarmi, evidentemente, perché ho problemi intellettivi, cioè, tipo problemi cognitivi, secondo me, raga. E non è possibile che non riesco a concentrarmi per 2 secondi. Drop down, tua sorella. Allora, cosa devo fare? Devo cadere, ma cadi tu, non rompere le pappole. Però ho capito, devo cadere tanto senza morire. Però ho vinto, avete visto, sono stato bravo, lo so, questa volta sono stato molto bravo. Cosa devo fare? Adesso dice non toccare il laser, va bene. Cosa? Che laser? Sono un po' propenso ad aver paura. Ho capito, devo saltare, che figata! Qua mi piace proprio, perché io salto sempre al laser. Wow, sono stato bravissimo. Beh, insomma, non è che, cioè, mi sto un po' annoiando, signore. Cioè, si svegli un attimo, no? Perché, nel senso, poi questi minigiochi sono sempre più inquietanti ogni secondo che passa. Oh, porca scurreggiona, avete visto? Il laser si è velocizzato tutto ad un tratto. Porca maialona, scurreggiona. Vieni qua, laser, non ho paura di te. Te lo faccio vedere io che sono bravissimo. No, adesso da questa parte, guarda che sta diventando difficile. Non prendete per il sedere, perché... Io sono bravissimo, mi chiamavano il saltatore di laser. Non lo sapevate questo? Mi chiamavano sempre così da piccolo. Non perché mi stavano prendendo in giro, no, ma ti pare. Ho vinto comunque, yuhu! Bene, adesso mi dice... ok, quindi praticamente devo rompere un... Oh, ho capito, un log... Ho capito, quindi rompo. Ho vinto, avete visto, sono stato bravissimo. Non so se era quello che ho dovuto fare, però ho vinto comunque. Perché state ridendo? Cioè, non... Allora, qua devo... Cosa devo fare? Non ho capito cosa... Ah, ho capito dal minigioco. Cioè, nel senso, non cadere, semplicemente restare il più a lungo possibile qua sopra. Oh, scurreggiona, santa rellona. No, raga, sta diventando complicata la situazione, Porca scurreggiona maiala. Dai, non è giusto. Ho voluto vincere, questa mi piaceva. Nonostante non avessi capito niente. Allora devo fare uno snowman, ok, va bene. Allora, come faccio? Ho capito, devo craftarlo però prima. Quindi tanto. Così, no. E devo fare lo snowman però, veloce. Come si faceva lo snowman così? Ho vinto, sì, tua madre. No. Cioè, nel senso tua madre, nel senso, però lo dico a me ovviamente, quindi cioè nel senso mia madre a me. Shoot 5 bats, praticamente devo fare 5, ammazzare 5 di questi cosi volanti. Che voi avete già capito cosa sono, pipistrelli, ecco. Giustamente il mio cervello deve sempre far vedere che ha qualche problema cognitivo, che secondo me dovrebbe essere risolto da un... Da una persona esperta. Come ben vedete, ma io giustamente no. Parkour and eat cake, praticamente devo fare il parkour, ok. Facciamo il parkour, andiamo da questa parte. Mannaggia la scurreggionaggine. No, allora io sono bravo nel parkour. Non ti permettere mai più di non dire che... Allora, via, sono bravissimo. Guardate che io so proprio... Dai, però se non mi dai il tempo, come caspita faccio ad arrivarci? Me lo spieghi? Mi devo rompere le scatole a quanto pare.
Ok, basta, la musica va rotto le palle, scusatemi tanto, ma non. Cioè, musica rompipalle, non la voglio. Qual è il prossimo minigioco? Se vedo che iniziano a ripetersi, mi nervosisco. Ok, il mio high score is 8, cioè praticamente il mio score è 8. Bene, abbiamo vinto anche con questo minigioco fantastico del Minecraft minigiocoso. Delle due modalità bellissime. E quindi mi raccomando, lasciate like o iscrivetevi al canale o attivate la campanellina o fate quel che volete. Vi compriamo altri video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!